Arthur. La struttura continua laggiù. Diamo un'occhiata. Cosa c'è qui? Santo cielo! Che volume c'è là fuori? Fuori dal campo antirumore? 150 decibel. Bene, un po' di privacy. Che si dice, Trev? Ci conosciamo da un po'. Ma non ti ho mai visto fregare nessuno. Perché proprio far Zenith? Io volevo dirtelo. Loro ottengono una copia di Gaia, io un posto sull'Odissea. Ma poi gli ho detto, voglio due posti, perché ci sarà anche il mio amico Trev. Diamine, Hank! Sembra che il campo antirumore sia diminuito per un secondo. Tutto bene? No, io sto bene. Ho qui un campo personale, vedi? Al momento... Proviamo con il focus. Questo sembra collegato alla porta. E serve un codice per aprire. Benissimo. Rassegnati, Tilda. Zero Dawn ha avuto le camere ectogeniche. A far Zenith serve il database Apollo. Questo incidente non... Voi volevate rubare Gaia. Io non c'entravo niente. Ecco, e avete già punito i responsabili. Mi avvicino. Hanno ripristinato i sistemi vitali dopo la vostra bomba logica. Vuoi davvero farmi credere che tu non ne sapevi niente?
dovrei riuscire a planare. Necessario, pizzetta, di Asensio, un paio di giochini.
tanti. Cioè, hai mai avuto un amico? Compilazione completa. File promessa 6, pronto alla trasmissione. Bene, il labirinto. Attendere il Dirty Scan. Identità genetica confermata. Salve, dottoressa Sobek. Vuole attivare Ragno Eremita? Sì. Attivazione. Bene, si sta attivando. Che brutto rumore. Sembra instabile. E molto pesante. Fai attenzione. Almeno c'è energia. E qui ci sono dei dati.
pare che questo ragno eremita sia un apparato di collaudo per Gaia e Ade. Controllerò quel pannello d'accesso. Sì, procedi. Bene, credo che quei dischi siano degli archivi. Uno con le copie di Ade, l'altro con Gaia. Cosa stai aspettando? Ade è accessibile, ma l'archivio di Gaia è bloccato. Allora sbloccalo. Devo staccare il cavo dal giunto del braccio. Scendere. Forse posso colpire il giunto del braccio. Bene, ora che l'ho spostato, dovrei riuscire ad accedere al disco. Quindi è inutile. Temo che lo sia. Senza sottofunzioni. Oh! Aloy, hai fatto il possibile. Per cosa? Niente? Forse nessuno può riuscire a salvare il mondo da solo. Neanche tu. Aspetta, aspetta. È inutile senza sottofunzioni, ma esistono sottofunzioni. Là fuori. Dici quelle originali? Sparsi ai quattro venti quando Gaia si è distrutta. Potrebbero essere ovunque, non le troverai in tempo. E anche se fosse il segnale, le avrà modificate proprio come Ade. Non hai idea di... Ma come? Pure buona. Se funziona. Ah. Valeva la pena... Hai trovato Minerva? Ma è disconnessa? È nei monti, a ovest di Cantopuro. Posso andare a prenderla. Speravo di trovare tutte le funzioni. Ma una è un buon inizio, no? Lo è. Recupera Minerva. Potrai usarla per avviare la matrice di Gaia. Se la risveglio, mi aiuterà a trovare le altre sottofunzioni. Le recupero e... E la ricostruisci pezzo per pezzo. Molto scaltra. Non salverò il mondo da sola. Ah, sì, beh, a proposito. Allerta, intrusi, allerta. Aloy, ascoltami attentamente. Gli intrusi vogliono quello che vuoi anche tu. Rianimare Gaia è il loro scopo. Amici tuoi? No, non mi conoscono. L'impulso che ho trasmesso per indicare la presenza di una possibile copia era anonimo. Sono molto potenti, ma non ti faranno male. Non quando capiranno chi sei, cosa sei. Un clone di Elizabeth Sobek, una chiave con cui riavviare Gaia e ricostruire il sistema. Gli servi. Ti ho avvertito, Silence. Per una volta, Aloy, accetta l'inevitabile. Apri il portello. Ricostruisco Gaia.
Salvo la Terra. E poi ti trovo e ti uccido. Io sto solo cercando di aiutarti. Prova a spirarmi ora. Ecco. Un nuovo focus senza spyware. Bene. Pensa. Non mi importa quanto sono potenti. La chiave del portello sono io. La domanda è: troverò una via d'uscita? C'è corrente nell'acqua. Non molta, ma che si possa uscire. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sober. Prego, può entrare. Ce l'abbiamo? Fantastico. L'impulso arrivava da qui. Qualcuno? Qualcosa non va. Merda. Spectre, Beta. Bene. Qualcuno sa cosa diavolo ci fa qui un clone di Elizabeth Sobek? Magari l'ha creata Gaia. Quando si è distrutta, cercava di riparare il sistema. Non mi convince. Nah, non mi piace. Non mi serve. Ma le No, una basta e avanza. Eric? Sì? Che ne dici di ridurre il personale? Certo. E se ha inviato lei l'impulso? Un'idea sciocca, col senno di poi. Ma abbiamo quello che volevamo. Quindi facciamone buon uso. Spezzo un sacco di colli in VR. Ma quel tremito, quando la vita abbandona gli occhi. Non è lo stesso cogliolo. Muovi ancora la bocca. È un ottimo bersaglio. Credi davvero di potermi ferire con quella robaccia primitiva? Dai che ci divertiamo. Niente! Dolore! Devo andarmene da qui! Forse riesco a far cadere l'intero processore! Lo farò scendere usando quella console! È troppo vicino! Non ce la faccio! Quella sarebbe un'arma? Questa preda è mia! Non ti obbligo! Ora posso spezzare finché se lo sorreggo! Non servirà a niente, ragazza! Vieni e combatti! Oh.
cercare quell'affare non ti servirà. Avanti, fatti sotto. Sarò il termo principale. Questo l'hai sentito? Termo sostenuto dai giunti. Devo staccarli tutti. Meglio che lasciare a te il divertimento. Cosa faccio? Sto uccidendo quella che volevi morta. Che cosa pensavi? La piattaforma è crollata insieme al corpo. Certo. In fondo tieni sempre tutto quello che vuoi, no? Spectre, cercate. Sono uscita. Come posso uscire da qui? Thank you.
macchinari producono energia. La corrente porta qui. Interessante. Ehi, piano. Fa piano. Ehi. Ce l'ho qui. Ho pensato fosse importante. Lo stringevi? Dove siamo? In un avamposto della tribù Utaru. Sei caduta qui vicino. Da quanto? 2 giorni. Aloy, stai... Non c'è tempo. Ho scoperto qualcosa. Nei monti a ovest di Kantopuro. Sì, continuavi a ripeterlo. Ma qualunque cosa tu abbia trovato, ora non puoi... Striscerò, se devo, Varla. Sì, va bene. Ma prima di farlo dovresti parlare con Zu, della tribù degli Utaru. Dice che le montagne sono pericolose. Le macchine escono da una caverna. È una coincidenza? Perché dovrei parlarle. Andiamo alla caverna. Oh! È in territorio Utaru. Il suo territorio. Lei può aiutarci. Vedrai. Bene. Presentami la tua grande Zu. Esili rami si spezzano, radici marciscono, ma ancora i semi germogliano e le genti gioiscono. Zu. Non deve alzarsi. Aloy fa di testa sua. Tu sai, Zu. Varlo mi ha detto di parlarti. Delle macchine. Nei monti a ovest di Kantopuro. Sono una cantamorte. Il mio posto è qui. Parleremo più avanti. Cos'ha quello? Lei è re, non quello. È un terranume. E sta morendo. Non solo morendo. Sta soffrendo.
La sua condizione non ti riguarda. Zu, se qualcuno può aiutarci, è Aloy. Posso? Quello che sto per fare sembrerà brutto, ma aiuterà. Lancia. Dobbiamo parlare. Va bene. Ma non qui. Le montagne a ovest di Cantopuro. Ci sono problemi. Gli Utaru hanno problemi ovunque. Campi ammalati, insediamenti abbandonati. Ma non come la caverna tra i monti. È un luogo sacro. Fa un'altra terra nume. Ci è andata da tempo, ma non ne è uscita. Delle macchine assassine sono sbucate al suo posto. Non era mai successo. Sei esperta di caverne sacre? Hai detto di essere una cantamorte. Che significa? Le cose viventi hanno sempre una fine. Con il mio canto la addolcisco. Cerco di dare conforto. La morte è il seme di una nuova vita. Però mai avrei pensato di cantare per un terranome. Chissà se il re ha sentito. Sei riuscita a placarla meglio di me. Non è colpa tua, Su. Non avendo la seconda vista, hai fatto quello che potevi. Per cui la caverna è sacra perché macchine come il re e quella che tu chiami Fa entrano lì? Sì. Prima dello squilibrio, i Terranumi andavano sempre in pellegrinaggio in quella caverna. C'era un ordine. Prima Do, poi Re, poi Mi e così via. Infangati per il lavoro nei campi. Uscivano dopo 2 giorni, luccicanti, e senza un graffio, né sporcizia, né ornamenti sacri. Ogni ritorno corrispondeva a una delle 8 festività comandate. Ma lo squilibrio ha cambiato il ciclo. Sì. Oh, così pensavamo. Col tempo hanno interrotto il loro rito, come in preda alla follia. Ma da 3 settimane Fa è entrata. L'intera tribù allora ha levato un canto, sperando che il ciclo fosse ripreso. Al posto di Fa sono uscite macchine assassine. Le macchine nascono là dentro. È un calderone. Così sembra. Ma il modo in cui quei Terranumi vanno e vengono, mai sentita una cosa così. Re e le altre macchine simili per voi sono divinità. Terranumi, sì. Ci hanno sfamati per generazioni, seminando e mietendo i campi di Cantopuro. Cibo per tutti, una miracolosa abbondanza. Una fattoria, con macchine. Molto di più. Una benedizione che forniva sostentamento fino allo squilibrio.
cosa è successo ai Terranumi dopo lo squilibrio? Sono cambiati col tempo. Prima erano pacifici, mentre ora sono ostili. Loro ci attaccano. Invece di fertilizzare il suolo, da diverse stagioni riversano troppo concime. Si è generata una piaga che si propaga anche in altre terre. Prima c'era cibo per tutti. E adesso a malapena per i piccoli. Deve essere eccesso di fertilizzazione. Diffuso tramite spore, forse. Non lo so. E non è tutto. I Terranumi non vanno più alla caverna ogni anno. Non facendo più i rituali, deperiscono. Come re. Moriranno. E anche la mia tribù. Hai detto che la tribù ha problemi con campi e insediamenti? Sì. Se un tempo i Terranumi producevano abbondanti raccolti, oggi diffondono una piaga. I Tenakt si preparano alla guerra e i loro ribelli ci minacciano. E le macchine sono più aggressive, tanto che i villaggi remoti sono abbandonati. Escono anche da una caverna sacra. Molti paventano la fine della tribù. Purtroppo la situazione è così ovunque. Non perderemo la speranza. Grazie per averci accolti. Ringrazia Varl che ti ha portata fino a noi. Dubito che altri ci avrebbero accolti. Né si sarebbero sincerati del benessere di Aloy. Meno male che ci sei tu. Potrei dire la stessa cosa. A quanto pare avete passato parecchio tempo insieme. Peccato solo che ci sia voluto il tuo incidente. Spero che tu guarisca presto. Devo entrare in quella caverna. Che cosa? Nessuno può farlo. Beh, è ora di fare un'eccezione. Appartiene ai Terranumi. Senti su. C'è qualcos'altro lì dentro. Qualcosa che potrebbe risolvere problemi ovunque. Le tempeste, lo squilibrio. Forse anche i Terranumi rotti. Cosa può avere un tale potere? Uno spirito? Sì. Una cosa così. Potrei andare a Cantopuro, riunire il coro, raccontare loro di re e della tua richiesta di entrare. Ottimo. Prendo le mie cose. Devi riposare. Devi dirlo a lei. Sto bene. Riunire il coro richiede tempo. Guarisci. Poi vieni. Va bene. Riposo. Capito. Non le serve il tuo aiuto. Dai. Accompagnami a Cantopuro. Unisci la tua voce alla mia per convincere il coro. La sua causa. Lo farei, ma credo che potrebbe scherzare. Davvero? Va bene. A dopo. Esso, aspetta. Non è... non che non voglia... venire con te, è solo che io... Shh. Volevi dire questo? Sì. Non
Non vedo l'ora di sentire altro. Sì, anch'io. Tu dovresti riposare. Varl, vai con lei. Posso guarire da sola. Vuoi liberarti di me per... No. Stavolta no. Vi raggiungerò a Canto Puro. Ne sei sicura? Sì. Vai. Sparisci. Bene. Su. Ehi. Chi sono? Sono guarita.